Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti parlerò di tapparelle elettriche. Sì, può sembrare un argomento banale per noi che siamo del settore, ma magari per un utente privato non è così banale, perché a volte ricevo domande come ad esempio: ma serve la corrente per le tapparelle elettriche? Ah, di fai te, cioè non so ancora con il wifi tanta corrente non arriva. Sta studiando i meccanismi, in realtà sto scherzando perché sta studiando meccanismi per far passare la corrente attraverso le onde radio. Però è una cosa che a me non fa impazzire pensare tutta questa elettricità in giro. Poi, non essendo fisico, magari dico una fesseria perché non c'è nessun tipo di problema. Però tutte queste onde, queste cose, il cavo al motore bisogna portarglielo. Perché viene fatto? Viene fatto prima di tutto per una questione di comodità, perché mandare una tapparella elettrica non hai più bisogno di tirare su giù la corda. Una questione estetica, perché la corda è brutta da vedere. Una questione energetica, perché dove passa la corda, o comunque dei buchi dove metto dei passacinghia, che anche se li faccio a tenuta, non avrà mai la stessa prestazione ermetica che avrà una tapparella elettrica, perché a quel punto non c'è nessun foro. E se hai visto il mio video sulla permeabilità all'aria, di quanto è importante per il risparmio energetico, hai già capito quanto quel millimetro di aria che può passare da un centino è fondamentale per il risparmio energetico. Non parliamo se stai facendo una casa clima, una casa passiva, dove lì col centino è impossibile ottenere. Quindi si va assolutamente con una tapparella elettrica. Tapparella elettrica puoi farla con due modi: con un motore meccanico, che è un motore più semplice, o un motore elettronico. Il motore elettronico ti consente di avere quelli più evoluti dei sensori contro il ghiaccio, contro gli ostacoli, levamento, può avere più fine corsa, perché magari nelle tapparelle di nuova generazione ti interessa avere una posizione tutto chiuso, tutto aperto, o anche una posizione intermedia, cosa che l'elettronico puoi fare. Oppure, se hai una domotica molto spinta, potresti anche fare un motore meccanico e la domotica, che poi è demandato la possibilità appunto di aprire le tapparelle in aperture diverse. Con la domotica puoi fare anche 100 tipi di apertura, non solamente 3 fine corsa. Poi, una volta che la domotica, potresti dirgli anche: Alexia, aprimi la finestra, aprimi la tapparella per metà, e Alexia ti apre la tapparella per metà. In realtà ci sarà un attuatore che equivale come una persona che schiaccia un tasto. Questo attuatore schiaccia il tasto, poi dopo 8 secondi lo schiaccia un'altra volta per fermarlo. Le tapparelle elettriche sono sicure? Mi viene chiesto. Sì, sono assolutamente sicure. Non è che dal di fuori uno riesce a collegarti i fili e ti alza la tapparella senza niente. Oppure, le tapparelle elettriche, che cosa succede se va via la corrente? Cioè, santo cielo, se va via la corrente accenderai una candela o la pila del telefono, non succede niente di grave. Non è come il cancello, noi facciamo anche cancelli. Nei cancelli automatici, un cancello senza sblocco manuale non esiste, o come la porta del garage, lì sono sempre gli sblocchi manuali, perché magari devo uscire con la macchina, ho bisogno di fare delle cose che senza sblocco rimarrei appunto bloccato in casa. Però una tapparella non succede niente. Poi esistono le tapparelle con gli sblocchi meccanici, viene messo praticamente un attacco dove io metto un argano, con l'argano giro e tiro sulla tapparella o l'abbasso. Però sono cose che nelle abitazioni, oltre ad essere brutte, cioè non si usano. Io onestamente non ricordo nemmeno l'ultima volta che l'ho utilizzato questo, e credo anche chi fa motori che ne venda veramente pochi. Quindi tapparella non con wifi, al limite il wifi lo puoi usare per il telecomando, che quello è una cosa che ti consiglio di usare se vuoi fare una domotica semplice. Ad esempio, metti dei motori elettronici con un telecomando, puoi fare che un canale telecomando ti manda giù o su tutte le tapparelle, cosa che invece con un pulsante non puoi fare, o meno dovresti passare attraverso delle centraline. Poi il telecomando, come tutte le cose, ha dei pro e dei contro. Magari se metti quelli che lo appoggi sui comodini non sai mai dov'è, oppure metti il telecomando che lo attacchi alle pareti come fosse un interruttore. Però a quel punto devi stare attento alle batterie, perché dopo si scaricano, durano molto ma si scaricano, mentre l'interruttore è sempre lì. A te la scelta: telecomando, non telecomando, motore o meccanico. Però se fai un lavoro nuovo o anche una sostituzione di infissi, oggi ti consiglio assolutamente di andare su delle tapparelle elettriche, perché è una tecnologia che funziona molto bene, non ti dà problemi, è molto comoda e non costa neanche tanto. Cioè, ormai i prezzi sono abbassati veramente tanto, è diventato di uso molto molto comune. Ciao e al prossimo video!